Ed eccola qui la nuova Opel Frontera che ritorna. Che cosa ci rappresenta l'esterno della Frontera? Allora, la base sappiamo essere una base condivisa su molti modelli Stellantis, sostanzialmente la Citroen C3 Aircross che condivide gran parte degli elementi, però sullo stile si è lavorato soprattutto sullo stile anteriore, dove ha potuto trovare posto il nuovo visor, quindi una calandra che vedete è nera e molto spessa, e soprattutto porta al centro il nuovo Opel logo ridisegnato, il nuovo Blitz, che ha una grafica leggermente diversa. Il lato posteriore è un po' meno originale rispetto al frontale, ma comunque sempre ben scandito come le macchine tedesche. Tipicamente il nome è naturalmente bello grande, perché oggi le automobili bisogna poterle riconoscere soprattutto dal nome. Anzi, andiamo a vedere subito questo bagagliaio, perché viene sfruttato anche in una modalità che è così grande da poter permettere una cosa non comune, assolutamente non comune, su una vettura da 4 metri e 38 di lunghezza. Intanto vediamo che le finiture sono tipicamente tedesche, moquette anche qui sui lati, non la solita plastica che tende a graffiarsi con il carico, un ampio vano qui sotto al pianale, la luce non è molta ma qualcosa dovreste vedere, e in questo spazio, forse la caratteristica più particolare di Opel Frontera, è che ci saranno altri due posti: 450 litri di capacità in modalità 5 posti, 1600 litri addirittura in modalità abbattimento dei sedili, che vedete è sempre la classica situazione nella quale abbiamo il cordino e con un semplice gesto si può arrivare a sdoppiare lo schienale 60-40, 1600 litri abbiamo detto, quindi grande capacità di carico o addirittura capacità di carico per famiglie numerose. Andiamo a dare un'occhiata dentro, vediamo com'è fatta. Bene. Interni Opel, direi, decisamente lineari, puliti, senza fronzoli, senza troppe arzigogolature, materiali rigidi qui nella parte superiore della plancia, ma è molto bella quest'area, quella dedicata ai due schermi. Sono due schermi da 10 pollici affiancati, con una continuità data da questa bordatura nera che sembra raccordarli e dare loro, diciamo così, una panoramica di informazioni. Qui naturalmente abbiamo un sistema completo già con Apple CarPlay, Android Auto senza fili, abbiamo un navigatore, abbiamo tutta la parte multimediale che è oramai tipica dei modelli Stellantis. Molto semplice anche la parte del tunnel centrale, vedete, un semplice cambio automatico, ci torniamo su questo, parte di climatizzazione separata, utile per non confondersi troppo, e un bel design del volante con il taglio superiore e inferiore della corona per dare un'impressione di guida sportiva. 38 cm di diametro, quindi tutto sommato piacevole anche da impugnare perché non è troppo grande. Vediamo che i materiali utilizzati qui sulla porta sono morbidi per la parte qui di appoggio del gomito, con raggruppati i soliti comandi che riguardano finestrini, specchi e chiusure, con una certa croccantezza, una certa rigidità della plancia per la parte plastiche, ma è normale perché stiamo parlando di una vettura, anzi non ve lo dico ancora, ma il prezzo sarà una sorpresa. Andiamo a vedere lo spazio posteriore, visto che è un'auto per famiglie, quindi giustamente qui lo spazio è importante, c'è poca luce, ma vi posso garantire che il pavimento è quasi completamente piatto, quindi quasi completamente a disposizione dei piedi anche di un eventuale quinto passeggero, e il divanetto in effetti offre questo stesso tipo di comfort, non è troppo come dire, scavato per impedire di sedersi a una quinta persona. Torniamo un attimo sui sedili anteriori perché voglio farvi vedere una cosa. Vedete che questi sedili hanno una parte al centro scavata, questa è una soluzione che serve per migliorare il comfort, perché il coccige, l'osso che praticamente viene sforzato, viene compresso quando si sta seduti per molte ore al volante, in questo caso non viene sforzato e quindi la seduta è molto più comoda. Torniamo a parlare un attimo del frontale. Come avete visto, fari LED, fari full LED su tutta la gamma, e il nuovo Blitz Opel di cui vi ho parlato prima. Vedete che il disegno è un po' diverso, non si vede molto perché è un nero su nero. Questo visor così largo sottolinea ancora di più la, come dire, il family feeling delle vetture Opel. Ruote 17 pollici, questa è una
GS, qui parliamo anche degli allestimenti perché Opel ha voluto semplificare anche molto la possibilità di scegliere in quello che è l'allestimento della nuova Opel Frontera. In sostanza esistono solo due allestimenti, uno si chiama Frontera, l'altro si chiama Frontera GS, che è questa che vedete. La GS è leggermente più equipaggiata, un pochino più votata al comfort, per esempio alle telecamere di retromarcia, al clima automatico, mentre la versione Frontera normale è un pochino meno equipaggiata, ma soprattutto è intrigante perché ha un prezzo d'attacco molto molto conveniente. Ho accennato ai prezzi perché questa è un po' la bomba che Opel sgancia in occasione della presentazione della Frontera. Abbiamo due versioni, la versione con motore termico e una versione elettrica. La versione con motore termico parte da 24.900 euro per la Frontera normale, quindi col 1200 Pure Tech, adesso lo andremo anche a vedere, e 2000 euro in più per la versione GS. Naturalmente questa è la versione elettrica, questa che vedete, che è esattamente uguale alla versione termica, a parte naturalmente le prese di corrente per la ricarica. La versione Pure Electric è una versione da 113 cavalli dell'allestimento classico, del powertrain classico che usa Stellantis per questo genere di vetture. Batteria da 44 kWh e circa 300 km di autonomia. Successivamente alla presentazione arriverà anche un allestimento con una batteria più capiente e 350 km di autonomia. Per l'elettrica prezzo fissato in 29.900 euro, questo è davvero un prezzo basso. La versione termica sarà probabilmente la versione più venduta, visto che oltretutto gli incentivi per le auto elettriche sono anche terminati. Ed è declinata in due potenze diverse, 100 e 136 cavalli, tutte e due equipaggiate col PureTech, distribuzione a catena, quindi al riparo da possibili guasti, dotata di cambio automatico e DCT, quindi il cambio elettro attuato, ma anche elettrico, perché all'interno del classico cambio meccanico con doppia frizione è contenuto un secondo motore elettrico da 21 kW, quindi in grado di poter dare una spinta ulteriore quando la vettura ha bisogno di avere un piccolo boost. È un ibrido mild a 48 volt con una batteria da 0,9 kWh che permette di recuperare anche tanta energia. Con la versione 1200 Pure Tech è un motore che non consuma molto, quindi associandolo oltretutto a un cambio automatico e a un recupero di energia si dovrebbero percorrere parecchi chilometri con un litro. Ancora non abbiamo i dati ufficiali, ma normalmente vetture di questo genere pagano un po' di scotto per l'aerodinamica, per via del tetto alto, però siamo sempre intorno ai 18-17 km con un litro. A proposito del tetto, oltre che farvi vedere il fatto che è verniciato in bicolore, quindi in nero su questa versione GS, ha i mancorrenti di serie. I mancorrenti di serie non servono solo, diciamo, per il portapacchi, ma la vettura, proprio per sottolineare il fatto di essere un'auto per famiglie e per avventure, ha la possibilità di installare una maggiolina. Sapete cos'è una maggiolina? È una tenda apribile che si mette sul tetto con un'apposita scaletta per salire e supporta un carico statico fino a 240 kg, quindi non c'è problema per dormirci, usarla come auto, diciamo così, da campeggio per farci una notte all'aperto. L'avventura naturalmente si limita alle strade semplicemente sterrate perché non abbiamo trazione integrale, non abbiamo pneumatici particolarmente aggressivi, ma abbiamo in questo caso semplicemente una trazione anteriore con una certa altezza da terra che è nell'ordine dei 18-19 cm. Andiamo a dare un'occhiata al motore, in questo caso elettrico, quindi non si vedrà in realtà molto. Eccolo qua, 113 cavalli, batteria da 44 kWh e come sempre buona coppia, perché naturalmente per questo genere di motori la coppia è sempre abbondante. Allora, concludiamo le nostre considerazioni sulla Opel Frontera nuova che ha fatto il debutto qui a Milano. Abbiamo detto prezzi molto interessanti, anche una politica di prezzi che cambia abbastanza in casa Opel, ovvero su questi prezzi annunciati non ci saranno sconti, sarà una politica molto molto rigorosa in termini di sconti, quindi prezzi chiari, rimarrà sempre naturalmente un piccolo margine di trattativa, ma in realtà si vuole evitare proprio quel fenomeno in base al quale poi l'automobile ha un prezzo, ma in realtà vantaggio cliente, sconti, promozione e quant'altro, non si sa mai bene se si è comprato al meglio di quanto si poteva. Quindi piacevole da vedere, prezzi che ci stanno, niente optional,
comunque la configurazione prevede solo di poter scegliere tra motore elettrico e motore termico, tra versione Frontera normale e Frontera GS e il colore dell'auto. In questo caso, come lo vedete, è molto bello. Questo è tutto da Milano per la nuova Opel Frontera, al prossimo video per automoto.it.